Sulla questione della croce, ancora oggi se ne sente davvero tanto parlare nelle scuole, dappertutto. Diventa quasi come se fosse l'unico problema della nazione. Ma ahimè, così non è, ci sono ben altri problemi. E quindi è come se si vuole continuare a strumentalizzare per distogliere l'attenzione da quelli che sono altri argomenti. Uno dei casi giudiziari più controversi della storia, ancora oggi oggetto di studio da parte di storici e giuristi, è ancora oggi più di ieri capace di fornire nuovi spunti. Il processo a Gesù tra verità e fede è stato protagonista di un evento organizzato a San Michele Salentino, dove realtà storica e suggestione si sono mescolati, fornendo pure un'interessante analisi sul simbolismo, in primis quello cattolico. È chiaro che il simbolo della croce per noi è un simbolo particolarmente caro, perché è quello della tradizione. La maggior parte della popolazione italiana è di formazione cattolica e di tradizione cattolica, e quindi è un simbolo che è largamente accolto nella nostra quotidianità, e questo spiega perché in uno Stato laico ancora il simbolo della croce sia tanto presente dovunque. Per noi cattolici non è un segno divisivo. Per noi cattolici che non siamo, diciamo, che non hanno una visione, diciamo, integralista del credo cattolico, ma una visione umanista del credo cattolico, no? Perché Gesù è stato il più grande umanista, il nostro simbolo è il simbolo, diciamo, del confronto, dell'accoglienza, del sacrificio, ma non è un simbolo divisivo. Insomma, quella croce, forse più di altre icone religiose, rappresenta le radici e la cultura di un popolo, non sia un obbligo, quanto piuttosto un simbolo cristiano da rivendicare con orgoglio.